di capire un attimino questi concetti. Allora, quindi comprendere le emozioni in generale è di vitale importanza per sviluppare una comunicazione ipnotica di qualità. È sicuramente importante conoscere la comunicazione non verbale perché ha un impatto decisamente più potente rispetto alla comunicazione verbale, però anche la comunicazione verbale è molto importante sotto gli aspetti analogici. Uno degli aspetti analogici è quello delle parole di potenza. Che cosa sono le parole di potenza? Tra virgolette, sono paroline magiche che, come diceva Christian, evocano emozioni fondamentalmente. Quindi, e ovviamente alcune di queste parole sono, queste parole praticamente sono delle ancore, degli ancoraggi, che tendono a produrre emozioni, nella persona. Quindi è molto importante, tanto saluto anche Diego e Mara, è molto importante quindi utilizzare queste parole perché da un lato veniamo identificati come erogatori di emozioni. Tutti quelli che vengono identificati come erogatori di emozioni acquisiscono potenziale di seduzione. Perché ricordiamoci che il potenziale di seduzione che cos'è? È l'ascendente che abbiamo su una persona. Ma questa seduzione non soltanto a fini, diciamo, passionali o sessuali o sentimentali, affettivi. La seduzione è un qualcosa di molto più vasto. Può essere utilizzata nella vendita, può essere utilizzata nel marketing, può essere utilizzata in tutti gli ambiti praticamente in cui gli esseri umani interagiscono. E quindi il potenziale di seduzione è direttamente proporzionale alle emozioni che noi siamo in grado di evocare senza andarci a scontrare contro i meccanismi, diciamo, di difesa della persona. Perché ogni volta che andiamo a scontrarci contro un meccanismo di difesa è come se annullasse un po' di nostro potere di seduzione, perché il meccanismo di difesa è quella parte che ognuno di noi ha strutturata a livello logico e razionale che tende a difenderci proprio da emozioni che potrebbero essere intrusive. È per questo che, diciamo, l'innamoramento o il coinvolgimento funziona se riusciamo a bypassare la sfera logico e razionale che rappresenta l'ultimo baluardo difensivo del sistema della persona. E in effetti tutte le tecniche di seduzione seduzione o seduzione ipnotica o quello che è, si basano proprio sul non innescare il meccanismo di difesa. Noi dobbiamo invece intanto imparare, quando siamo dall'altra parte, diciamo, dei potenziali sedotti, a innescare i meccanismi di difesa. Il meccanismo di difesa che cos'è? È quella vocina dentro che ti dice: guarda che questo ti sta fregando, guarda che valuta bene questa cosa, valuta bene quell'altro. È, diciamo, quella sfera logica che tiene a bada la sfera emotiva. Ovviamente, per avere un buon meccanismo di difesa, noi, in questo caso dalla parte opposta, per difenderci, dobbiamo comunque non prendere a calci nei coglioni la sfera emotiva. Quindi, perché nel momento in cui noi siamo privi di emozioni, non c'è meccanismo di difesa che possa proteggerci, perché la parte emotiva diventa soverchiante e prenderà comunque il controllo della situazione. Per cui, quando incontriamo una persona, per evitare di prendercelo in quel posto e per poter innescare meccanismi di difesa, quindi farci 70.000 domande, 70.000 verifiche, verifiche incrociate, dobbiamo d'altra parte autosomministrarci emozioni per evitare di essere a secco di emozioni. Di emozioni di qualunque tipo, che però dobbiamo autosomministrarci deliberatamente. Se non vogliamo incorrere, diciamo, nell'innamorarci della persona sbagliata. Quando invece vogliamo sedurre, dobbiamo appunto bypassare i meccanismi di difesa della persona. Sì,
Se quando interagiamo con una persona non ci ricordiamo nulla, significa che la parte logica era distratta da mille cose. E questo potrebbe essere stata distratta da un profumo, potrebbe essere stata distratta da una parte, per cui tu non le ricordi a livello logico, ma significa che sono stati messi dei semi e sono entrati nella parte analogica. Per cui, perché una donna che seduce, ad esempio, una donna che si presenta profumata, molto profumata, con un profumo particolare, per dire, non nauseabondo, ma comunque un profumo che può essere gradevole, e magari inizia a giochicchiare un po' con la camicetta, così, ma non puttanone da corsa, però inizia a distrarre molto la parte logica, per cui tutti i messaggi che farà passare arriveranno direttamente alla parte emotiva. Qui ci sono mille modi per distrarre la parte logico-razionale. Ovviamente, quando parliamo in qualche modo serve molta congruenza. La congruenza è un fatto fondamentale, è creare una connessione chiara tra quello che diciamo e come lo diciamo. Fondamentalmente diciamo che le nostre parole dovrebbero essere coerenti con il nostro linguaggio non verbale. Quindi questo ci rende molto più credibili. Rende la nostra comunicazione molto più penetrante e se invece stiamo comunicando, ad esempio, telefonicamente, quindi non c'è un non verbale, quello che diciamo dovrebbe essere abbinato al paraverbale, al ritmo, alla velocità del discorso, al ritmo della nostra respirazione. È ovvio che se voglio generare tensione, voglio generare ansia, voglio generare il contenuto, è un contenuto ansiogeno, devo utilizzare un linguaggio incalzante, devo avere una respirazione anche affannata. Se invece voglio generare calma, tranquillità, infondere tranquillità alla persona, devo creare un ritmo molto più basso, scandire le parole, utilizzare un tono di voce maluma, più dolce. Questo significa che se io creo coerenza, il messaggio tende a diventare molto più penetrante. Poi dobbiamo tenere presente queste famose parole magiche, le parole di potenza. Ogni volta che adesso andremo a vedere, ogni volta che pronunciamo le parole di potenza, dobbiamo avere un tono di voce particolare, perché queste parole devono infondere emozioni in chi ci ascolta. E questa abilità, diciamo, oltre alla parola di utilizzare la parola di potenza, oltre ad utilizzare, diciamo, una certa parola, se abbino questa parola ad un tono particolare di voce, perlomeno deve essere differente da tutto il resto del discorso. La parola chiave, la parola diciamo di potenza, la power words, avrà molta più possibilità di penetrare nell'inconscio, perché noi dobbiamo poi alla fine penetrare nell'inconscio, quindi bypassare il meccanismo di difesa, perché per la parte logica tutto è possibile, mentre invece scusate, per la parte emotiva tutto è possibile, mentre per la parte logica invece 2 più 2 fa sempre 4, solo 4, e quello che le viene presentato come 2 più 2 diverso da 4 lo piglia e lo butta nel cestino. Quindi è molto importante imparare ad gestire il nostro tono di voce. Quando utilizziamo poi le parole di potenza, dobbiamo utilizzare un tono di voce particolare, che particolare significa diverso da quello che utilizziamo normalmente, perché anche ci deve essere quella che viene chiamata sottolineatura analogica. Quindi questo è molto importante.